No, vabbè, niente, insomma, brevemente, cominciamo anche prima in pausa a pranzo, noi stiamo facendo con questo laboratorio multidisciplinare che affronta la questione delle mappe, insomma, della rappresentazione, cioè, stavo per dire della rappresentazione del territorio, ma in realtà della rappresentazione in generale, perché poi abbiamo affrontato anche lezioni, insomma, che parlavano della rappresentazione in senso più ampio. Rappresentazione anche logica, espressione emotiva, comunque legata ai nuovi ambiti della comunicazione, diciamo, più o meno social. E però, diciamo, questo percorso poi si chiude in un workshop, in un laboratorio finale che sarà a Putignano, dove abbiamo ipotizzato, diciamo, come project work, insomma, come attività in cui concentrare le competenze acquisite nel laboratorio, in un'idea che riguarda, diciamo, il carnevale, o meglio la fruizione del carnevale, insomma, nel modo che adesso vi racconto, che è una modalità che, diciamo, ha senso rispetto a quello che abbiamo fatto perché abbraccia una scala urbana, affronta la questione a scala urbana e quindi affronta la questione che è sotto quella al disegno, alla mappatura, alla rappresentazione di questo progetto che noi, insomma, avevamo ipotizzato. Di che si tratta? Si tratta di Putignano c'è il Carnevale, che è una sfilata, quindi un incedere lungo un percorso di viabilità urbana definito, sempre lo stesso. Questo percorso insomma, ha involati per tutto il suo sviluppo dei palazzi, quindi con dei balconi, con dei terrazzi. Questi palazzi, questi balconi, questi terrazzi sono sempre occupati, insomma, abitati nel senso di utilizzati nei momenti delle sfilate da probabilmente migliaia, non so dire centinaia, ma sicuramente migliaia di persone. Sarebbe interessante anche, come dire, provare a quantificarle, perché magari non saranno mai come quelle che sono per strada, però non sono nemmeno numeri così distanti, perché, come dire, mentre poi per strada sono tutti a piano terra, magari 7 volte noi abbiamo palazzi anche molto alti, quindi sono 10 piani di spettatori. Allora, l'idea è questa qui, cioè l'idea è provare a pensare che cioè non avere solamente lo sguardo all'altezza terra, no? Quindi dire che gli spettatori sono quelli lì, provare a intervenire a fare qualcosa sull'organizzazione, la fruizione, l'utilizzo, cioè di quei posti di osservazione della sfilata. Quindi tu provi a immaginare un'idea di teatro a scala urbana, come se ci fosse, insomma, una tribuna lungo un gran piano, piuttosto che un teatro vero e proprio, magari anche un teatro gigantesco, quindi che ha i palchi e gli ordini di palchi, primo ordine, secondo ordine, terzo ordine, quindi come se in realtà, cioè, sia i piani fossero degli ordini, ma anche, come dire, lungo il percorso gli isolati, i palazzi fossero, che ne so, il primo ordine, il secondo ordine, oppure la prima fila, la seconda fila, la terza fila della platea. E questa situazione qua genera cioè uno spazio di fruizione dello spettacolo carnevale che però ha bisogno di essere, diciamo, codificato, rappresentato, mappato, gestito. E quindi l'idea è questa qui, cioè provare a realizzare una sorta di servizio dove il turista può accedere alla visione carnevale negli spazi, diciamo, privati, che però vengono utilizzati sotto forma di un sistema, diciamo, diffuso, i privati mettono liberamente a disposizione gli spazi, quindi chi vuole può dire io ci sono 4 sfilate, allora io la seconda sfilata metto a disposizione 3 posti sul balcone, la terza nessuno, la quarta 2. Oppure io la sfilata, cioè, apro il terrazzo e metto in posizione 15 posti sul terrazzo,
seconda, terza no, la quarta 5 posti sul balcone. Cioè, ognuno è libero di definire in maniera assolutamente autonoma la quantità di disponibilità che ha. Tutte queste disponibilità confluiscono, cioè, in un sistema che noi dovremmo occuparci di generare. L'utente da qualsiasi posto del mondo, come quando tu vai su TicketOne e vedi i posti per di San Siro, il concerto di domenica scorsa, puoi scegliere il tuo posticino, io un posto qua, uno qua, uno qua, poi voglio quattro posti in fila sul terzo anello, cioè, ti scegli i posti che vuoi, perché quei posti saranno tutti rappresentati, come se anche qui ritorna il concetto di rappresentazione, ma di mappa vera e propria. In qualche modo dovremmo trovare la giusta, cioè, la scala, la giusta rappresentazione, cioè fare anche un livello di, cioè, lavorare sulle mappe proprio, cioè, alla fine credo che potrà esserci, anzi ci sarà sicuramente utile anche un sistema informativo, un GIS, in cui gestire questa, diciamo, dei dati tabellari, che saranno la tipologia di posto, che parte il proprietario, i contatti del proprietario, quanti posti ha previsto per quella sfilata, dove sta l'indirizzo, cioè, tutti questi dati, no? E poi però tutti questi livelli di dati tabellari dovranno venire fuori e essere facilmente leggibili in una mappa, che magari a seconda delle sfilate, a seconda dei canali, diciamo, di comunicazione dovremo creare e diffondere. A quel punto un utente può stare anche in un altro capo del mondo, sceglie il suo posto, la sua data, quindi paga un corrispettivo, con carta di credito, per dire, il corrispettivo contemporaneamente va alla famiglia, insomma, privato che ospita, e a questa persona qui viene rilasciato il contatto di questa persona, in modo che poi non c'è nemmeno bisogno di un servizio particolare di accompagnamento, perché ogni ospite è accompagnatore del soggetto che ha prenotato l'ospitalità presso di lui, no? Quindi, però queste cose qua, cioè, sembrano abbastanza filare, poi è chiaro che però per filare veramente devono essere inserite in un sistema che complessivamente è omogeneo, coerente, organico. Sì, no, poi tu. Ma anche, come dire, quello che dicevo prima, c'è, cioè, un'altra persona insieme a Rino che ci seguirà in questi 2 giorni, sarà un architetto che, tra l'altro, origine pugnanese, però da diversi anni fuori insegna all'Università di Albo, lui si occupa di service design, cioè in questo caso adesso è anche più comprensibile cosa si intende per service design. Lui è quello che fa sì che, cioè, dall'idea di cui stiamo parlando adesso fino alla realizzazione finale, tutto il pacchetto, cioè tutto il processo, sia perfettamente lineare e funzionante, oltre che, diciamo, comprensibile, fruibile, percepibile, ben comunicato, eccetera, eccetera. E niente, quindi ne approfitto anche, cioè, nel senso di raccontarvelo adesso, oggi, a questo punto del laboratorio, a questo punto anche della lezione di oggi, perché intanto ci avviciniamo alle date di questo workshop, e poi, siccome, come dicevo, Rino sarà, diciamo, il core tutor, diciamo, di questi 2 giorni, approfittiamo anche per fare una riflessione intanto proprio sul progetto in sé. Sul fatto se mi convince o non mi convince, cosa pensate, come pensate, che criticità può avere, può non avere, e anche su quello che ci può essere utile per arrivare un po' più preparati a venerdì e sabato, cioè della prossima settimana, se c'è da fare una foto, se c'è da chiedere un permesso, farsi una camminata, un indirizzo, insomma, cose più o meno banali, più o meno complesse, che però magari possiamo decidere di fare prima, cioè, le date dei laboratori, che ci possono essere utili. Credo che a questo punto sia anche abbastanza chiaro, forse ci sono anche io stesso ritornato, ma ci ritorno un'ultima volta, che legame c'è, cioè, fra le cose che abbiamo fatto oggi, le cose che abbiamo fatto in tutte le altre lezioni precedenti, che magari apparivano distanti, però mi pare che adesso sia abbastanza chiaro in che modo ognuna torni ad essere utile e si avvicini per contribuire alla risoluzione della complessità di un progetto di questo tipo. Se invece così non fosse, se invece non fosse così chiaro, chiederei io, diciamo, di
di ragionarci, diciamo, di fare domande, di capire se tutti i pezzi vi sembra che tornino o se c'è qualcuno che manca. Ma io ho una domanda, però forse non ho capito bene io, te la faccio subito. La mappa, no? Che stai immaginando, che serve di supporto per questo aspetto del carnevale che hai immaginato, ma alla fine l'obiettivo qual è della mappa in sé come strumento? Di raccontare dove ci possono essere i posti La mappa, secondo da me, ha vedere, due da obiettivi. dove Uno si. è proprio strumentale, cioè banalmente strumentale, nel senso che, per esempio, se io devo produrre un flyer, un pezzo di carta, di Quindi serve comunicazione, anche come comunicazione. sì, serve comunicazione in questo senso. E quindi strumentale in questo senso è anche strumentale nel senso che vi dicevo prima, cioè tipo io vado su questo sito dove devo prenotare il mio posto. L'interfaccia È che io semplice e ho immediato. è la mappa, cioè secondo me è la mappa, è direttamente la mappa, perché mi dà questa sensazione, come dire, da un lato della scala urbana, dall'altro mi riporta all'immaginario, come dire, teatrale dell'evento, no? Come se stessi prenotando il posto allo stadio, il posto al concerto, il posto al teatro, no? Quindi secondo me la mappa ha queste due valenze proprio di tipo pratico, strumentale, no? In più, quindi il dato finale, proprio, invece va un altro compito di processo, se vogliamo, diciamo, affine anche a tutto quello che tu ci hai raccontato oggi, perché probabilmente, non so, senza probabilmente, sicuramente noi dobbiamo affrontare una fase di dialogo, di comunicazione interna, quindi interna ai cioè noi ci rivolgiamo, a un certo punto ci rivolgeremo all'universo mondo, no? Perché chiunque ha voglia di venire a Putignano, però inizialmente ci rivolgeremo invece a tutti i proprietari di spazi, strutture, case lungo il percorso, che sono tanti, quindi anche per loro sarà importante comunicare, e per loro c'è lo strumento con cui anche poi comunicheremo con loro, che in questo caso sarà la mappa, cioè loro dovranno vedere, percepire, credo, la loro casa come un palco di questo sistema, come dire, di teatro urbano, in qualche modo, dovranno, come dire, Quindi lo stesso strumento deve tenere insieme due cose. Cioè, da una parte fare la sì. comunicazione anche dell'evento stesso, no? In parte, suscitare interesse, suscitare curiosità. E dall'altra parte rispondere esattamente a questo aspetto proprio quasi della prenotazione dei posti, no? Capire da dove si può osservare il Sì. carnevale e come si fa poi per. Sì, cioè secondo me diventa anche, che ne so, cioè diventa anche lo strumento, tu per esempio quando il tizio, cioè, da Milano, da Napoli, da Hong Kong prenota, tu gli mandi il contatto del suo ospite, no? Di chi lo ospita. Però per esempio gli mandi anche a lui mandi una mappa alla fine, che gli spiega dove sta, dove deve andare. Quindi Certo. c'è questo oggetto della. Cioè, Gliela mandi già da subito, sì, dici. secondo me sì. Cioè, secondo me la scala è tale per cui, come dire, la questione spazio, la questione del dove, del luogo, dello spazio, cioè della mappa, è importante. Oltre al fatto che secondo me diventa anche importante perché, cioè, come, che ti devo dire, cioè il carnevale, cioè io adesso, tutta questa faccenda qua, sottolinea anche un altro aspetto del carnevale che per me è molto, cioè, che secondo me è fondamentale, e che tra l'altro, perché poi tutta questa operazione, diciamo, per noi può essere un'operazione in qualche modo adesso quasi didattica, perché, diciamo, concentra tutta una serie di apprendimenti che noi abbiamo avuto in questo percorso, perché facciamo questa cosa qua. Da un lato può essere anche un'idea che ha una sua valenza di tipo, come dire, economico-commerciale, cioè da tutta questa operazione poi se ne può ricavare un'economia. Ma forse la rilevanza maggiore che questa operazione ha, perché l'aspetto didattico è legato solamente al gruppo ristretto che ha fatto il corso, l'aspetto commerciale può essere legato a questo gruppo più una serie di persone che coadiuveranno nella parte di questo gruppo, dove tu vai ancora di più ad estendere il valore di questo progetto è quando passi a ragionare della cioè del rapporto tra carnevale di Putignano e putignanesi. Per un'operazione del genere crea tutto
tutta una serie di nuovi legami molto forti fra il pugnanese, il carnevale, il turista del carnevale, perché io, come dire, mettendo a disposizione casa, mi avvicino moltissimo, molto di più alla manifestazione, in qualche modo mi verrà. Quindi c'è di... tutto l'aspetto della storytelling, assolutamente, quasi, sì, no? Assolutamente sì. Però su quello io sono un po' preoccupato per i tempi, nel senso, ti faccio un'altra domanda, tu stai immaginando che il laboratorio di inizio luglio, 4 o 5, sì, no? Non sarà mai sostituito. Infatti, ma sarà l'inizio tirare fuori queste cose, avere le idee chiare e poi far partire un percorso in qualche modo, o dobbiamo già iniziare a tirare fuori le storie? No. Perché forse Nicola diceva una cosa del genere, qualcosa sì, cioè io un po' di una mezza giornata la passerei in giro a chiedere, a chiacchierare, ma non per tirare fuori il contenuto finale, cioè noi dobbiamo come dire, prototipare questa cosa qua. Cioè dobbiamo avere le idee chiare su come si fa e cosa serve per farlo. Cioè in qualche modo dobbiamo scrivere il progetto. Mm-hmm. Cioè, tra l'altro anche su questo sarà importante, perché come dire lui, alla fine avremo di manuale di istruzioni. Cioè diciamo, questa cosa qua, che è un progetto complesso, si fa così. Voi siete di Putignano, tu sei di Putignano, tu oppure tu? No, poi ci sono altri due ragazzi che credo ci stiano seguendo anche in streaming adesso, sono due architetti di Putignano, e poi però c'è diciamo, il gruppo del posto che ci ospiterà, questo spazio di co-working, che in qualche modo può essere anche coinvolto in e si può chiedere anche via mail preliminarmente a ognuno di questi, oltre che insomma lo chiediamo a voi stessi, no? Di Putignano, di fare mente locale, se avete qualche conoscente che abita proprio lì. Sì, no, io sì. E tu ce li hai già, quindi almeno da qualcuno si può arrivare, che poi è una cosa che diceva Nicola pure, sì, per te. Sì, si può arrivare, così come per esempio ho già parlato con tipo con Dini Bianco, che è uno dei maestri cartapestai, cioè molto contento della cosa, poi in realtà forse perché lui finisce di lavorare sto lunedì, quindi c'è il rischio che sia in vacanza quei giorni. Ah. Però in realtà lui, mio amico, l'ho già sentito un paio di volte su questa cosa qua. Sicuramente ci sarà nelle fasi attuative, se sei a Putignano ci sarà sicuramente il 4 e il 5, però se non ci sarà lui probabilmente ci verrà un altro messo cartapestale. Quindi siamo più o meno coperti, lo chiediamo comunque agli altri, da qui a martedì. Sì, no, lo chiediamo comunque. Perché sì, se abbiamo più contatti meglio. E gli mandiamo anche una mail, cioè adesso, secondo quello che ci diciamo adesso, anche sulle cose che pensiamo servono, diciamo una mail, lo mandiamo anche per dargli... l'esito di... Sì, poi non so, io posso preparare una piattaforma di cartografia, sia un stralcio di ortofoto, una stralcio del CTR, però a me sembra per il GIS un po' non impegnativo, ma fuori scala, no? A meno che non dobbiamo, possiamo lavorare a una scala di dettaglio, tanto l'importante è costruire il dato tabellare. Però insomma, quella cosa inizi a farla quando c'hai i dati. Quindi devo sapere chi è disponibile a fare cosa e posizionarlo. Poi se sono dei palazzi, no? Magari molti si sovrappongono un po', bisogna trovare un modo delicato per descrivere. Infatti io, cioè io okay. Come dire, esatto, andrei a fare l'elenco di queste... Perché adesso, cioè, all'inizio dicevo questa cosa qua, sì, ho capito, però magari è complicato. Poi magari ci rifletti molto poco e ti sembra che le cose si incastrano tutte. Se ci rifletti ancora molto poco, per esempio, vengono fuori queste micro criticità, tipo che sono per esempio il palazzo di 5 piani che sono su all'alto. Alla fine come lo gestisci, come lo rappresenti? Rappresentarlo lo rappresenti se passi su altri modi di disegno, no? In Illustrator non è difficile per parlare con i software. Diciamo, sul GIS tu devi fare molto semplicemente. Io mi sto immaginando un layer puntuale in cui ogni punto sia un appartamento, una famiglia ospitante, e ogni punto c'è una tabellina di informazioni, molto semplicemente da dove si vede, come si vede, ci puoi fare il collegamento ipertestuale anche della foto scattata dal balcone, banalmente. Poi questi punti, alcuni saranno sovrapposti uno all'altro, però li sposti poco poco, si capisce che c'è, non so, il numero 22 quarto piano e quinto piano. Insomma, non è che li chiami così, poi troviamo il modo per farlo.
chiaramente tu il GIS serve se poi alla fine noi facciamo una cosa che sia consultabile web, quindi sul sito, per l'aspetto cartaceo. No, per quello no, però, insomma si può ragionare su... a GIS, cioè alla fine penso che possa servire o che debba servire, perché tu avrai una mole di informazioni consistenti, cioè tu ogni stessa famiglia deve avere dove stanno, che piano, che disponibilità hanno, per quale domenica, e tutti i loro contatti. Magari questi contatti possono variare, perché se la prima domenica ci sta solo la figlia, e quindi il numero di telefono è quello della figlia, la quarta domenica. Ah, quindi c'è anche la dimensione temporale, perché fate più di una sfilata, giusto? Esatto, ci sono quattro sfilate, quindi come dire, i dati possono cambiare, possono essere diversi sfilata per sfilata. Oh. Anzi, sicuramente saranno diversi sfilata per sfilata. Però io penso che alla fine, alla fine tu ognuno ti dà, gli metti una griglia con le informazioni che ti servono, quello te le mette. Sì. E invece il percorso che fanno i carri quanto è lungo? Quello che ha poi i palazzi? Secondo me è 1,5 km, una cosa del genere. Io stavo provando ad aprire, ma si è impallato tutto, proprio per aprire una pagina di Putignano. È morto. Ha dato troppo. Questo è stravecchio, non lo uso mai adesso, che c'ho quello fisso. Ma... E quindi niente, insomma, vedere anche, cioè capire anche, vabbè, ok, tutta questa cosa va benissimo, primo passo qual è? Magari probabilmente ci sono sentiti questo Nicola Morelli che diceva magari andare proprio a parlare con le persone, a raccogliere le storie, perché poi quindi tutta la parte proprio della narrazione, cioè... C'è un'altra cosa, al di là di questo aspetto in particolare, perché non usare lo strumento della mappa per migliorare la viabilità e la percorribilità del percorso del carnevale in sé? Cioè, analizzando i flussi, come è stato fatto in quell'analisi, ad esempio, della piazza, no? La piazza di Melpignano, capire come regolare anche la viabilità delle persone all'interno del durante il carnevale? Si tratta di un evento. Si tratta di monitorare. Percorso che si effettua durante che ad oggi a te quale sembra essere il problema dalla tua esperienza? Beh, secondo me ci sono difficoltà nella percorrenza, ad esempio, di diverse zone, ad esempio la zona del centro storico è accessibile solo da, almeno da casa mia, da una certa parte piuttosto che da un'altra, cioè c'è un giro piuttosto lungo, sì, per questo non è quello est e il nord, tu non puoi tagliare in due. Quindi se tu sei qua, non puoi andare qua, devi fare così. Perché c'è il taglio del carnevale che è chiuso? Beh, quello è difficile da risolvere. No, però tu dici, ma più in generale, sì, è solo un metodo, cioè una maniera di usare questo strumento per migliorare la manifestazione. Sì, no, ma questo potrebbe diventare un di cui, cioè, nel senso che... Magari capire quale potrebbe essere un'eventuale alternativa di percorso. Mm. Sì, però non so, poi là vai a toccare, diciamo, altre questioni. Cioè io provo a dire, guardate, esiste questa nuova modalità, cioè, molto particolare, molto anche, secondo me, cioè, questi sistemi, come si dice, remunerativi, ma all'interno di un approccio cosiddetto win-win, cioè dove... tutti vincono, perché ci guadagnano qualcosa. Sì, perché c'è una di queste cose qua dove tu vai a inserire nell'ambiente, cioè nell'ecosistema, cioè un modello che migliora le performance, i risultati di tutti gli abitanti dell'ecosistema. Ma l'aspetto di per sé è molto interessante, diciamo, abbiamo già discusso l'altra volta. Io veramente ci credo che è carino legare lo storytelling, no? Quindi quel patrimonio in più che fa parte della sfera individuale di ognuno di noi, che però vuole essere condivisa, con questo aspetto, come dire, della godibilità, no? Del carnevale. Quindi io ti presto il balcone sopra casa mia, ti presto, ti vendo, ti affitto il balcone. Sarebbe bello poi condividere le varie visioni della gente attraverso. Quindi io secondo me quella cosa funziona, è capire all'interno di questo, che forse tu ce l'hai chiaro, no?
io non sono riuscito bene a capirlo, anche se oggi mi sto avvicinando, il ruolo della mappa, il ruolo proprio della visualizzazione di questo aspetto, che in te è quasi fondativo, no? Parti da lì per ragionare questa cosa, perché dici io devo piazzare questi posti alla fine, quindi devo comunicare che l'evento del carnevale, che già funziona da sé, è una roba e l'altra, noi ci aggiungiamo questo sistema in cui comunichiamo il carnevale e comunichiamo la presenza di questa cosa qui. Però sulla mappa, la storia, non su quella informatica, cartacea. Su quella cartacea invece, la storia, come la raccontiamo? Su quella cartacea diventa un po' più complicato. Però, però ci può essere un po'. Non è nemmeno... Primo... Non è, qualche non icona, non qualche... È, sì, qualcosa, qualche QR code. Strettamente legato alla presentazione. O comunque, vedi, tu non hai nemmeno detto che il tuo strumento preferenziale finale sia proprio la mappa cartacea. Tu puoi fare un'applicazione, come ho detto prima, no? Alla fine per il turismo, alla fine puoi avere un'app sul cellulare, tra l'altro addirittura c'è un progetto di principi attivi. No, cazzo, questi li ho sentiti. No, non costano lo stesso, Hanno un costo diverso l'app. Sì. Vedete, c'è un progetto di principi attivi, si chiama Putignano Aumentata, che hanno già fatto questo lavoro di avere un'applicazione, messo dei QR code in giro, cioè che per dirti, persone esiste già sta roba Putignano, che tu giri e in realtà con gli smartphone, un mano che va per strada hai delle informazioni in più. Loro potrebbero questa cosa qua, cioè implementarla e agganciarla a quello che stiamo facendo noi, facciamo la segna. Tra l'altro loro hanno collaborato proprio con il carnevale. Anzi, ti dico di più, sono quelli che gestiscono gli spazi social del canale Putignano. Senti, se facciamo una cosa, io ti faccio l'estratto cartografico in qualche modo, anche velocemente, non voglio dirti domani mattina, però provo a fartelo quanto prima, e tu ti faccio una CTR in bianco e nero e tu almeno disegni sopra qual è il percorso. Sì, sì. Così ci abbiamo un punto di partenza in quei giorni e lo stampiamo un po' più grande, così capiamo quali dove abitano già le persone che conosciamo. Anche adesso in realtà io vado su Google Maps e ti mando. Allora facciamo al contrario, così io me lo disegno direttamente. Esatto. Ti mando io, tu mandami adesso, cioè, intanto è proprio... e io vedo, per così c'ho più tempo per il 4 di preparare una base in cui c'è già il percorso almeno disegnato. L'altra cosa che stavo dicendo è che allora, da un lato c'è questo discorso per cui la mappa cartacea, cioè, ci inventiamo degli elementi per comunque un minimo di salto verso, diciamo, la storytelling ce l'abbiamo comunque, però io penso che comunque lo strumento informatico, perché tanto alla fine tu quando devi, cioè quando prima di partire per curiosirti e dopo che l'hai visto per condividere hai bisogno, diciamo, dello spazio di storytelling, ma nel mentre tu stai già là, la storia è quella che stai vivendo in quel momento, certo. Non è che devi però hai prima uno spazio per curiosare, per capire, per incuriosirti, e poi dopo magari hai voglia di condividere la foto, la cosa, così. L'altra cosa che stavo dicendo prima, poi non so perché l'ho interrotto questa faccenda, è che cioè molti vedono il carnevale come, cioè, la sfilata e basta, no? Cioè la sfilata come se fosse un oggetto chiuso in sé, come se stesse fermo, che è paradossale, perché cioè forse pensi il carro, no? Il carro quello là, e invece sfilata è, nel termine stesso ti dà il senso della, come dire, dello spostamento, della dinamicità, del fatto che non è un oggetto fermo, del fatto che è un oggetto che esiste in una misura in cui cioè si muove e definisce una traccia, no? Cioè non è indifferente che giro fa, dove lo fa, cioè la sfilata è una cosa che se la fai in un posto è una cosa, se la fai in un'altra cosa, se la fai... E invece nessuno credo che abbia molto questa percezione, perché se uno si mette lì un posto fermo e sta a vedere, invece il fatto che, come dire, da un balcone tu vedi le cose in un modo, da un balcone
da un altro balcone ne vedi un altro, per cui noi abbiamo sul percorso palazzi di 12 piani. Una cosa è vedere la sfilata all'altezza strada, con magari la testa davanti, una cosa è vedere in tribuna come sempre più alto, una cosa è vedere da un balcone, io dico sì, una cosa è vederla dal 12° piano di questi palazzi che hanno una vista, cioè dei punti di vista assolutamente pazzeschi. E quindi, come dire, il fatto di, cioè la mappa qua, secondo me è un elemento che a Pugnanese comincia anche a ritrasmettergli questa faccenda qua, cioè il fatto che il carnevale è un po' come, devo dire, come il ciclismo, il Giro d'Italia. Cioè il ciclismo non è lo sport, cioè, del muoversi sopra una bicicletta, del fatto che tu, come dico, non è solamente pesi, che tu fai uno sforzo, compri un atto sportivo, diciamo, in un punto. Cioè il ciclismo è un percorso, cioè è non è affatto indifferente, anzi, cioè tutto il senso sta proprio là, il fatto che tu ti metti in bicicletta, fai uno sforzo, ma con la bicicletta si muove in un territorio. Cioè, poi alla fine il Giro d'Italia è straordinario perché tu ogni volta ti fai il Giro d'Italia, cioè, e tu te ne rendi conto, perché come dire, a me piace moltissimo vedere tutto il tracciato del Giro, la tappa, dove va, che fa, quindi mi piace molto l'idea che l'immagine del carnevale non sia solo, diciamo, la statica, ma di un carro, ma sia una mappa dove io vedo il giro che fa. Cioè, mo mi viene in mente, mo non so, noi in questo momento non, cioè, sì, più o meno ce l'ho la traccia che lascia il giro, però mi verrebbe da dire che se dovessi scegliere un luogo del carnevale, la traccia del percorso potrebbe essere un elemento di quel luogo. Mm-hmm. No, cioè come quando vedi, tipo, se vedi, cioè, alla fine ci sono alcuni circuiti di Formula 1 che sono diventati quasi dei marchi. C'è Monza, per dire, cioè io tutti molti solo ricordo come è fatto Monza. No, io non sono un grande esperto di Formula 1. No, però per dire, chi è un po' appassionato. Mi dici le pendenze del Mortirolo? Però ci sono i circuiti di Formula 1 che ho capito. Sono di per sé un luogo. Monaco, no? Quello più. Monaco, sì, ma tanti, cioè proprio, non so, Monza, Suzuka, che c'ha la Otto, oppure sono dei luoghi di per sé. Perché proprio, no? Dicono, cioè anche là, no? Il bello è proprio che giro fa, il giro che fa. C'era anche quest'altro aspetto qua. Perfetto, no, vabbè, c'è un po' di cose su cui ragionare. L'aspetto del percorso è interessante, sicuramente da tirare fuori, e da tirare fuori proprio la dimensione dell'aspetto della successione, no? Dei momenti. E vabbè, ci ragioniamo. Che cosa ci può essere utile? Sì, capiamo cosa fare nel frattempo. Sicuramente l'elenco delle persone l'abbiamo detto, che eventualmente abitano, per capire come va. Io sto guardando adesso, perché magari anche il percorso come adesso, io volevo chiamare anche un amico, un avvocato amministrativista, che magari c'è anche delle risposte su tutto questo giochino. Ha bisogno di autorizzazioni. Quello può essere utile prima di fare passi in una direzione, sì, che a me mi verrebbe di dire alla fine no, però chiamiamo questa persona, magari ci dice le cose con un po' di cognizione. Ma fallo, quello di fallo caso. Tu però, insomma, cerca di capire. Poi se vuole venire quel giorno, magari verrà a mezz'ora prima della pausa pranzo, ci faremo una cacchia. Cerchiamo di capire la fattibilità dell'idea, che se poi l'idea non ha fondamento dal punto di vista amministrativo, ci vuole, allora forse concentriamo le forze altrove, però è carina, secondo me si trova lì. Anche se ci sono degli intoppi, secondo me, si possono superare in qualche modo. Non è tanto dirci se si può fare o non si può fare, credo che si possa fare. È dirci questa robina qua meglio sono fatte così, quest'altra qua meglio sono fatte colà. Non so, delle foto, magari se ci va a te, altri due ragazzi di Brignano, questi giorni, fare qualche... cioè, anche semplicemente chiedere a ognuno di noi di fare il percorso a piedi. Proprio l'altro giorno stavamo con Arminio a Taranto, la prima volta, un po' fa,
un mesetto fa, però ieri mattina ho guardato, cioè sotto del certo cammino mi rendo conto, cioè, la quantità di cose che percepisci camminando, come dire, non in macchina, non nemmeno in bici, proprio facendo la passeggiata. Ah beh, vedi un sacco di... La dimensione umana, no? Sì, no, ma io magari chiederei anche a chi può, principalmente a quelli di Lignano, da qui a, cioè, di farsi proprio a piedi. Sì, sì, no, ma di farsi a piedi il percorso. E magari, perché no, possibilmente, tanto adesso, non so se avete mai giocato con gli smartphone, sono quelli che ti registrano, sì, per registrare la traccia, no? Il tuo GPS, no? E magari ci sono, puoi registrare anche quei point of interest, no? Allora magari ti sei passeggiato con, dici qui c'è questa cosa, oppure qui secondo me qui c'è un terrazzo che andrebbe, che dobbiamo cercare assolutamente di tirare dentro, qui c'è un posto dove, boh, non lo so, non ci sono gli edifici, insomma, non lo so. Facciamoci una passeggiata sul percorso, vediamo che ci viene in mente. Oh, cioè, così la cosa più interessante sia problemi. Facciamo qualche foto. Sì, cose di questo genere. Poi non so che altro può. Se ci facciamo anche un elenco di persone che conosciamo, è stata un'altra cosa, che un elenco, ognuno faccia un elenco di contatti di persone che abitano sul percorso, che magari conosce, che potrebbero essere le prime a cui andare a chiedere l'ipotetico interesse verso questa cosa qua. Non so. Comunque, diciamo... Poi ci sono altre domande un po' più grandi, secondo me, però forse ci possiamo fare tra un po' di tempo, no? Cioè come comunicarla, cioè dove la dobbiamo vendere, dove deve arrivare questa mappa. Questa mappa. All'idea di per sé, poi semplificata nella mappa, no? Perché poi le persone devono venire lì. Quindi se lo sappiamo noi e quelli che ci offrono lo spazio dello storytelling è importante, però poi dobbiamo arrivare altrove, no? Questo però magari, insomma, voi siete più bravi nell'affrontare. No, anche su questo dovrebbe esserci una ragazza che ha lavorato in fondazione per l'organizzazione dell'evento carnevale, che quindi comunque ha collaborato in tutta la fase di organizzazione dell'evento, promozione, queste cose qua, quindi magari ci può anche dire qualcosa dal punto di vista del, cioè, del marketing, della comunicazione dell'evento. Queste cose qua. Non so, dal punto di vista tecnico, che altro ci può servire? Non lo so, cioè magari facciamo anche voi, apriamoci una riflessione, cioè facciamo in mente altre cose che potrebbero. Io magari una cosa che proprio faccio subito è creare anche una mailing list. Bravo. Con cominciamo a farla già adesso, perché andrà subito. Beh, scrivi quelle 10 righe, queste, esatto, ti ho detto, queste, sì, righe, la presentazione che hai fatto all'inizio, queste 10 righe, chiedo anche quelle 2-3 cose che si possono fare, sì, insomma, comunque le cose che chiedevo, cioè, micro compiti a casa, diciamo, e lì magari cominciamo a scambiarci un po' di idee. Va bene. Non so, tu adesso hai più o meno, cioè hai altre perplessità sul rapporto, cioè, mappa progetto? O no, ti ho chiesto quello che avevo, cioè sicuramente ci sono alcuni punti che non sono chiari, ma penso che non possono essere chiari oggi, quindi aspettiamo di affrontarli, 4 o 5 vediamo cosa viene fuori. Cioè, sicuramente dobbiamo pensare due cose che sono simili, però che poi calate nella fattività sono abbastanza diverse tra loro, la carta e il web. Non puoi pensare di avere la stessa identica cosa, che sia il web che fa stampo e la carta, non è così. La carta la devi pensare un po' diversa ed è molto interessante il discorso dello storytelling rapportato sulla mappa.
sulla mappa cartacea, sì, perché sulla mappa invece digitale forse è più semplice un collegamento ipermediale. Sì. Sì. Questo magari vedi anche lui, questa è una bella sfida. Anche lui stesso a Taranto, questa cosa. Probabilmente magari a questo punto direi che anche domani, nella parte del pomeriggio e lunedì a Taranto, ci ritagliamo come oggi un'altra mezz'oretta in cui riflettiamo su queste cose qua, perché domani c'è nel pomeriggio Aldo Zuma che cioè, mappe di comunità, queste cose qui, che magari per esempio con lui possiamo andare a ragionare dei, come dire, metodi di interazione con la comunità, per ragionare diciamo, di queste cose, quindi come incontrare, come condividere con la comunità, diciamo, cose di questo tipo. E invece sabato, lunedì a Taranto, questo discorso dello storytelling e come riportarlo sui vari supporti. Quindi questo è utile. Sia in ambito diciamo, social digitale, sia in ambito cartaceo. Quindi insomma, un altro appunto è riserviamoci queste mezz'orette nei prossimi due appuntamenti e quindi vediamo di prendere gli spunti da lì. Va bene. Grazie a tutti.